È iniziata la nuova stagione di corsi dedicati a Bitcoin e blockchain di Bicademy. Perché ve ne parlo? Perché anche io sono tra i docenti di questi corsi. Infatti, se andate sul sito bicademy.it, ovviamente vi metto il link in descrizione, e cliccate su docenti, trovate l'elenco dei docenti dei corsi di Bicademy, tra i quali ovviamente ci sono anche io. Tra l'altro, a dire il vero, io sono anche uno dei più scarsi di questi docenti perché se guardate gli altri sono veramente grandissimi nomi, nomi di grandi esperti. Io faccio il divulgatore e non l'esperto. Comunque, do anche il mio contributo. Alcuni di questi nomi sicuramente li conoscerete: c'è Giacomo Zucco, c'è Marco Amadori, Francesco Simoncelli, Stefano Capaccioli, e poi ce ne sono tanti altri, tra i quali tra l'altro anche Marco Crotta, che sicuramente conoscerete. Infatti sono corsi di altissimo livello, però attenzione, sia per principianti che per utenti più avanzati che vogliono approfondire, ad esempio, come si sviluppa su blockchain. I corsi li trovate ovviamente sempre sul sito, c'è proprio la pagina corsi e in particolare qua ne trovate 8, ce ne sono 3 di livello di base. Io in genere insegno all'interno di questi corsi anche insieme ad altri docenti. Ce ne sono 2 di livello intermedio, uno dedicato ad esempio alla tassazione, alle leggi, e uno al trading e al saving, cioè al risparmio. E poi invece ce ne sono 3 di livello avanzato che sono praticamente per developer, cioè sviluppatori, o coding, insomma, che è sempre rivolto agli sviluppatori, o anche executive, ovvero per manager. In realtà ce n'è anche ancora uno che sta per essere aggiunto sugli smart contract che non c'è ancora. Come avete visto, ce n'è un po' per tutti, sia per i principianti che per gli utenti più avanzati. Sono corsi decisamente approfonditi, per carità, qualcuno è un po' più corto, qualcuno invece è anche molto lungo. Servono per l'appunto per chi vuole approfondire la conoscenza, andare nel profondo, non sono insomma corsi superficiali. Le sedi in cui si tengono questi corsi sono diverse, sicuramente Pordenone, che è dove c'è la sede di Bicademy, ma anche a Milano. Adesso stiamo cercando anche di organizzarne qua a Torino, dalle mie parti, ma ce ne sono anche a Roma, a Bologna, a Treviso, quindi in diverse parti d'Italia. Oltretutto, essendo corsi organizzati per un numero abbastanza limitato di persone, possono essere anche organizzati su richiesta per dei gruppi e in altre zone, insomma, se ci sono abbastanza partecipanti. Ora io vi invito ad andare sul sito e a cliccare sulla pagina dei contatti per scrivere a Bicademy e chiedere maggiori informazioni su quando si fanno e dove si fanno, perché come vi ho detto prima si possono anche organizzare al di fuori del calendario dei corsi che sono già stati organizzati. Tra l'altro, ovviamente, nella pagina dei corsi del sito, se cliccate su ogni singolo corso, sono tutte le informazioni con la descrizione del corso, quindi il programma e a chi si rivolge per i requisiti, la durata, la location e il costo. Come avrete capito, io mi occupo in genere in questi corsi, soprattutto quelli del Nord Italia, della parte iniziale, la parte più semplice, più banale, più divulgativa, mentre invece gli altri docenti, che sono molto più esperti di me, si occupano delle parti tecniche, di quelle, in cui bisogna approfondire la conoscenza nel dettaglio in settori specifici, come possono essere quelli economico-finanziari o quelli informatici, oppure anche, perché no, quelli legali. Ah, un'ultima cosa, come avrete capito, sono corsi in aula, cioè ci si trova fisicamente con il docente in aula, con un numero limitato di partecipanti, in modo da poter approfondire anche le esigenze e le richieste dei singoli partecipanti. Ah, questa volta, se avete dei dubbi o delle domande, non scrivete a me, perché io sono solo docente in questi corsi, quindi mi chiamano quando c'è da fare delle lezioni e io vado. Chiedete direttamente a loro, perché vi sapranno dire molto di più, quindi in particolare dove vengono fatti, quando vengono fatti, se è possibile farne anche in altri luoghi, in altre zone d'Italia, e quindi tutte le informazioni dovete chiederle a loro, perché io non so niente, io faccio solo il docente, quindi vado in aula e insegno quello che so. Un saluto, ciao!